Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, incredibile. Oggi un video un po' più di qualità rispetto a quelli che vi sto portando ultimamente per quanto riguarda il calcio, però questo è un video che mi avete chiesto in tanti, vi avevo chiesto nell'ultimo video se volevate un video dove, un video in cui vi parlavo della mia squadra del Fanta Mondiale, perché ho fatto un Fanta Mondiale con i miei amici quest'anno, come il Fanta Europeo 2 anni fa, e sono qui un attimo per dirvi un po' le regole. Perché molti su Instagram mi avete chiesto come funziona e sono qui per mostrarvi la mia squadra, fare due chiacchiere con voi e spiegarvi un po' quello che ne penso, in modo tale da fare un ragionamento dopo asta, un post asta, e poi qui sotto nei commenti sarete voi a dirmi se vi piace o meno questa squadra, cosa ho sbagliato, cosa non ho sbagliato. E mi raccomando, sotto nei commenti ditemi anche la vostra squadra del Fantamondiale nel caso in cui ne aveste fatto uno. Direi, ragazzi, di partire un attimino dalle regole, perché c'è chi varia un attimino. Alcuni lo fanno in un modo, altri lo fanno in un altro. La regola principale, che è quella base, dopo i gironi, praticamente tutti i giocatori delle squadre eliminate appunto nella fase a gironi vengono eliminati, vengono sbarrati, e c'è chi li sostituisce con quelli rimasti a terra, cioè delle squadre che sono rimaste ancora in gioco, oppure ci sono altri, come noi in questo caso, che elimina completamente quella casella di giocatore e non è possibile più andarlo a sostituire. In questo caso, da quanti sono? 25 giocatori totali? Nel caso in cui 5 non passano i gironi, quelle 5 caselle non potranno più essere riempite da nessun altro giocatore. Noi facciamo in questo modo qua, in modo da farlo un po' più equilibrato, dato che l'abbiamo fatto soltanto in 6, e dato che in 6 è molto più facile creare una squadra forte rispetto anche agli europei, perché ci sono 32 squadre, quindi tanti giocatori forti, abbiamo deciso di fare in questo modo qui. Non ci ritornano nemmeno i soldi di quel giocatore lì, e con i soldi rimanenti della prima asta noi dobbiamo andare a sostituire magari quei giocatori che noi dagli ottavi in poi pensiamo non possano andare avanti, magari sostituirli con qualcuno che a terra può, secondo noi, andare avanti. Questo è un attimo la regola base, quindi ci sono queste due strade, queste due opzioni. Noi abbiamo scelto quella un po' più equilibrata per quanto riguarda il nostro fantacalcio. Come appunto vi ho detto, è un fantacalcio a 6, quindi è un fantacalcio un po' brutto secondo me per quanto riguarda il mondiale, perché il bello del mondiale, soprattutto che ci sono tante squadre, e farlo in 8, in 10, in modo tale da andare a pescare anche quel giocatore che sicuramente non passa, ma che sei costretto a prendere perché ci sono tanti giocatori, ci sono tante squadre, e quindi sei costretto a prendere anche l'attaccante dell'Arabia Saudita. Io volevo prendere il portiere dell'Arabia Saudita, però essendo in 6 mi sembrava un po' fuori luogo. Vi vado un attimo a dire la mia squadra e andiamo a commentare pian piano. Ah, c'è da dire che bisogna fare anche una sottospecie di studio all'inizio, ovvero andare a prendere quei giocatori che secondo noi almeno passano i gironi all'inizio, perché alla fine dei gironi si fanno i cambi, diciamo, cioè se qualcuno vuole cambiare qualcuno alla fine degli ottavi, dei quarti, della semifinale no, perché le semifinaliste fanno due il primo e il secondo posto e due il terzo e il quarto posto. Lì poi a discrezione degli organizzatori del fantacalcio se far valere il terzo e il quarto posto anche come voti del fantacalcio. Noi lo facciamo valere. Quindi io volevo puntare molto sulla Francia quest'anno, perché mi ispira molto la Francia come squadra, come possibile vincitrice, anche perché ci è andata vicino all'Europeo 2 anni fa. Io credo molto nel karma e nel calcio ti dà e ti toglie, quindi secondo me la Francia può avere una possibilità, però non si sa, non sono riuscito a prendere tantissimi francesi. Adesso vi vado a spiegare un attimo la mia squadra. In porta ho preso Muslera dell'Uruguay, Neuer e Ter Stegen della Germania. Il ragionamento è semplicissimo: dato che sono già disponibili gli accoppiamenti, gli eventuali accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale, io ho fatto un calcoletto, perché secondo me l'Uruguay, che è nel girone con Arabia Saudita, Egitto e Russia, ha molte possibilità di arrivare prima nel girone. E la prima del girone A, cioè quello dell'Uruguay, si va a scontrare contro la seconda del girone B, che in questo caso io ho ipotizzato Portogallo. Io la vedo una sfida molto alla pari Uruguay-Portogallo, quindi c'è anche la possibilità che l'Uruguay acceda ai quarti di finale. Quindi secondo me Muslera può fare la sua sporca figura. La Germania, non ve lo sto a dire ragazzi, sicuramente passerà prima nel girone, e negli ottavi molto probabilmente si scontrerà contro o la Serbia o la Svizzera, bisogna vedere un attimo, del girone del Brasile.
ho preso due portieri dalla Germania perché non mi fido tantissimo di Neuer in questo momento, perché sì, è tornato dall'infortunio, sì, Löw ha detto che comunque se viene convocato gioca titolare, però essendo reduce da un infortunio ho paura che si possa rompere, quindi secondo Ter Stegen. Difensori, ragazzi, ho dovuto per forza prendere in questo fantacalcio un po' di Roma, quindi ho preso Fazio dell'Argentina, che dir si voglia, l'Argentina non ci dà, punterei un euro sinceramente, è troppo, non mi fido dall'Argentina, non è affidabile secondo me, quindi secondo me, non dico che secondo me arriva ai quarti ed esce, non ne ho idea, però secondo me non va molto oltre l'Argentina, che ho ipotizzato che passi prima nel suo girone, anche se la Croazia mi puzza quest'anno, e la prima del girone dell'Argentina si va a scontrare contro la seconda del girone della Francia, che sicuramente sarà la Danimarca, quindi un'Argentina-Danimarca, ipotizzo che possa passare l'Argentina, anche se la Danimarca è molto tosta come squadra. Poi ho preso Piqué, Alderweireld del Belgio, Piszczek della Polonia, che ha un girone molto abbordabile, anche se molto equilibrato, con Colombia, Giappone e Senegal, Jimenez, sempre dell'Uruguay, mi sto accorgendo che non pensi parecchi dell'Uruguay, però vabbè, Mendy della Francia, che mi fa impazzire, volevo o Mendy o Sidibé, mi hanno fottuto Sidibé e ho preso Mendy, Marcelo del Brasile, Ficarra, non potevo non prenderlo, e Hector della Germania. Hector mi piacque molto negli europei, che poi segnò anche il rigore decisivo contro l'Italia, però vabbè, questo è un altro discorso, però mi piacque, un terzino che mi piace, interessante. Andiamo un po' al clou, centrocampisti attaccanti. Centrocampo, ho preso James Rodriguez della Colombia, che io ho ipotizzato passa come prima nel suo girone, nel girone con la Polonia. Secondo me la Colombia è un'ottima squadra e in caso di passaggio come prima del girone si va a scontrare contro la seconda del girone G, cioè quello di Belgio, Inghilterra, Panama e Tunisia. Ho ipotizzato Inghilterra e uno scontro Colombia-Inghilterra è molto interessante, non è così scontato, non è per forza a favore dell'Inghilterra, anche perché l'Inghilterra non è affidabile, peggio dell'Argentina, però è una squadra giovane e quindi non lo so, però secondo me James Rodriguez, centrocampista che gioca quasi attaccante, è da prendere per forza. Poi ho preso Kanté, che mi ha portato a fortuna agli europei, Ozil, che è il mio pupillo, io lo amo, lo adoro Ozil, cioè per me è il trequartista proprio per eccellenza, lo adoro. Poi ho preso Rakitic della Croazia, che secondo me può dire la sua, la Croazia. Se io ho pensato anche ad un ipotetico Croazia primo nel girone, non so perché. Poi ho preso Jonathan Dos Santos del Messico, mi ispirava, anche perché il Messico se la gioca un po' con la Svizzera, non penso che non penso che la Corea possa dare fastidio per il secondo posto nel girone della Germania. Poi ho preso Eriksen della Danimarca, perché a parte che mi piace un sacco, poi batte le punizioni, batte i calci di rigore, quindi dovrebbe passare come seconda nel girone della Francia e poi se la va a giocare con l'Argentina, ipoteticamente. Poi ho preso Paulinho del Brasile perché ha il vizio del gol e lo sappiamo tutti, lo abbiamo sempre visto così, anche nel Barcellona ha fatto un bel po' di gol, essendo un centrocampista si inserisce molto nel Brasile, può dire la sua. E poi ho preso Coque della Spagna per una questione di passaggio del turno, perché la Spagna arriverà o proverà sicuramente ad arrivare almeno in semifinale, quindi Koke qualche partita potrebbe anche giocarla. Ho ragionato così perché di centrocampisti non ce n'erano moltissimi ancora a terra. E andiamo agli attaccanti, lascio un bel mi piace per gli attaccanti, ragazzi, mi raccomando, fatemi intanto già sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti della squadra fino ad ora. Attaccanti, qui è un po' la nota dolente, non mi piace tantissimo l'attacco, anche se è forte, però essendo in 6, Falcao Colombia, e fin qua ci siamo. Penso giochi lui titolare con Bacca e Muriel dietro di lui, Falcao è quello con più esperienza, quindi Cavani Uruguay, c'è un po' di dubbio su chi possa battere i rigori tra lui e Suarez, c'è chi dice Cavani, Suarez nell'ultima amichevole ha battuto lui il calcio di rigore, quindi vedremo, però Cavani non si può discutere, ragazzi, sicuramente passerà almeno il girone, su questo direi che siamo abbastanza sicuri, con Egitto, Russia, Arabia Saudita direi. Poi ho preso due del Brasile che sono Coutinho, che amo, personalmente amo, io amo Coutinho, e Gabriel Jesus del Brasile, sperando che il Brasile vada oltre, altrimenti mi tolgono tipo due caselle in attacco, una in centrocampo,
una in difesa e rimango un attimo lì scoperto. E poi ho preso Aguero dell'Argentina. Questo è un altro dubbio che hanno in molti. Giocherà Higuain o giocherà Aguero prima punta? È un attimino da discutere, ragazzi. Un attimino da discutere. Magari può anche cambiare modulo Sampaoli, visto che si è infortunato Lanzini. Dovrebbe chiamare Perotti, penso, penso. Secondo me se la giocano Perotti e il Papu. Però il Papu è un po' odiato adesso in nazionale. Non penso vada a prendere Icardi, che è una prima punta. Secondo me chiamerà Perotti. E poi ho preso una scommessa tra virgolette, perché non sono sicuro giochi titolare, ma se dovesse giocare titolare è un mio pallino. Ho preso Giroud dalla Francia, anche perché della Francia non ne avevo preso neanche uno in attacco, e siccome ci volevo puntare tanto sulla Francia, Mbappé, Griezmann, Lemar sono andati via tutti, e quindi ho puntato Giroud perché secondo me qualche partita da titolare la dovrebbe fare. Si parla di un attacco a 3, quindi con un 4-3-3 con Mbappé, Griezmann e Giroud appunto. Poi si parla anche di un ipotetico 4-2-3-1, e quindi giocherebbe Griezmann dietro Giroud. Non si sa, ragazzi, non si sa. Niente, questa è la mia squadra di questo fantamondiale. Sì, lo so, ragazzi, è fortina per essere un fantamondiale, però siamo 6 squadre. Non è eccezionale, secondo me. Poi fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Sarà molto equilibrato. Lasciate un bel mi piace se volete, giornata per giornata, un po' il recap appunto di ogni giornata. È un fantacalcio a punti, come è normale che sia, quindi chi totalizza più punti fino alla fine del campionato vince. Io ho vinto l'europeo 2 anni fa, voglio replicare. Quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che squadra avete creato, se avete fatto un fantamondiale. Date un voto alla mia squadra da 1 a 10, magari votatelo anche nelle schede, fatemi sapere cosa ne pensate reparto per reparto. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, e penso che i prossimi video saranno le reazioni alle giocate, degli acquisti delle varie squadre. Quindi ciao!